Buonasera a tutti. Come sapete, oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità, che è un appuntamento proclamato dall'ONU nel 1981, e questa conferenza stampa è dedicata ai presenti e anche a tutte quelle persone, in particolare con disabilità, che ci stanno seguendo e sono con noi collegate. Ma se mi permettete, questa conferenza stampa, questo incontro, è dedicato anche a tutte quelle persone che quotidianamente vi affiancano, voi persone con disabilità, ma in particolar modo a quelle persone che vi affiancano guardandovi negli occhi, che vi sostengono con amore e condividono con voi quelle che mi auguro siano tante gioie e quelle che immagino siano anche sofferenze. Io lascerò adesso la parola al Ministro e al Sottosegretario. Ministro Fontana e Sottosegretario Zoccano, volevo semplicemente rimarcare come questo governo, dal momento in cui, non da quando si è insediato, ma addirittura da quando è iniziato quel processo di formazione, abbiamo pensato subito a istituire un ministero dedicato alla famiglia e alle disabilità. Abbiamo pensato alla figura di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla disabilità. Quindi è stata un'attenzione alle persone con disabilità che abbiamo avuto precisa sin dall'inizio. Abbiamo pensato che occorreva una speciale attenzione per queste persone e per i temi e le questioni che sono di loro interesse, come pure abbiamo pensato subito, e io l'ho dichiarato dopo pochi giorni, che avremmo istituito e introdotto un codice unico sulle disabilità. Cos'è un codice unico sulle disabilità? È un codice che consente l'affermazione del pieno diritto di cittadinanza delle persone con disabilità. È un codice che guarda al benessere delle persone con disabilità, è un codice che mira a realizzare, ha come obiettivo la piena inclusione politica, sociale, economica, culturale delle persone con disabilità. È per noi importante dal punto di vista normativo introdurre un corpo di regole che guardino a tutta quest'area con attenzione e con un approccio organico. È importante farlo non solo sul piano normativo, ma per le implicazioni e le conseguenze pratiche, ma se mi permettete è anche importante farlo da un punto di vista simbolico, perché costituisce questo passaggio un ulteriore attestato dell'attenzione di questo governo e della precisa determinazione a tradurre in un programma di azione questa sensibilità che è stata avvertita sin dall'inizio. Sono davvero lieto quindi di annunciare che, e ovviamente l'annuncio coinvolge i ministri e il sottosegretario competente, che noi già questa settimana confidiamo di portare al prossimo Consiglio dei Ministri la legge di delega sulle disabilità. Sarà un passaggio fondamentale, siamo veramente lieti di avere lavorato a questo obiettivo. Quindi insieme alla legge di delega, che conterrà tanti codici di settore, tante semplificazioni, avremo anche una legge di delega che introdurrà, preordinata all'introduzione del codice delle disabilità. Ho parlato anche troppo, la parola al Ministro. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto ringrazio anche i presidenti delle due principali associazioni qui presenti, Falabella della FISH e Bettoni della FAND,
fa molto piacere che ci siano, perché con loro fin dall'inizio come Ministero abbiamo iniziato a collaborare, insieme ovviamente anche al sottosegretario Zoccano, che ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto fino a questo momento. È stata una collaborazione proficua, il Presidente ha già parlato del codice che abbiamo intenzione di fare. Teniamo conto che in Italia ci sono più di 4 milioni di persone che hanno una qualche forma di disabilità, ovviamente con caratteristiche e peculiarità molto differenti, ma per darvi un dato, circa un quarto di questi 4 milioni hanno problemi di mobilità, e quindi questo vi fa capire la portata di questo settore, di queste problematiche. Stiamo agendo in diversi settori. Oltre al codice, già in questa manovra finanziaria la nostra intenzione è quella di aumentare, già sono stati previsti gli aumenti di alcuni fondi, penso in particolar modo al fondo per la non autosufficienza, che passerà da 450 milioni a 550 milioni strutturali, e penso al fondo per il sociale, che arriverà a 400 milioni da una dotazione iniziale di 280 milioni. Quindi 120 milioni di euro in più ogni anno, anche questi strutturali. Senza dimenticarsi il fondo per il trasporto, che è di 75 milioni per i prossimi 3 anni, quindi capite, e con l'intenzione anche di vedere se si riesce ad aumentare. Capite che quindi l'impegno del governo anche in questa manovra finanziaria è stato importante. Tra non molto, insieme alle associazioni, daremo il via all'Osservatorio Tecnico-Scientifico sulla Disabilità, che ha un valore fondamentale e lavorerà insieme a noi anche per il codice della disabilità, senza tener conto per esempio del fatto che anche sul dopo di noi, sul caregiver, faremo dei tavoli ad hoc per fare in modo che le normative riescano poi a spendere quei fondi che già sono stati stabiliti, ma che ovviamente devono trovare poi anche nella procedura normativa la giusta risoluzione per fare in modo che vengano effettivamente spesi, e spesi anche in modo che le persone che hanno queste necessità possano ovviamente usufruirne. Con la scuola, col Ministero dell'Istruzione, ringrazio il Ministro Bussetti, stiamo lavorando molto bene. Un dato su tutti è il fatto che verranno avviati 3 cicli di formazione nei prossimi 3 anni per fare in modo che ci siano 40.000 nuovi insegnanti di sostegno. Sapete quanto nella scuola ci sia carenza e necessità di questi insegnanti di sostegno. Ecco, già dal primo anno ce ne saranno 14.000, quindi nel 2019, fino ad arrivare a 40.000 nei prossimi 3 anni. Mi piace sottolineare che stiamo lavorando sulla lingua dei segni per il riconoscimento. L'Italia è l'ultimo Stato che ancora non ha riconosciuto la lingua dei segni. La lingua dei segni verrà presto riconosciuta e sempre con il Ministero dell'Istruzione stiamo avviando un protocollo che probabilmente verrà firmato già questa settimana per avviare dei progetti per fare in modo che ci siano degli insegnanti specializzati proprio e formati sulla lingua dei segni all'interno delle scuole. Un'ultima cosa, c'è un protocollo che faremo, che stiamo cercando già di iniziare con la Guardia di Finanza e l'INPS per il contrasto ai falsi invalidi, in particolar modo a quelle pensioni che vengono erogate senza che ci siano gli adeguati diritti. Non vogliamo fare come è stato fatto nel passato, nel quale veniva richiesto al disabile che riceveva una pensione un ulteriore sforzo di andare a fare un ulteriore controllo davanti a una commissione medica, che talvolta ovviamente richiede grossi problemi per alcune persone, ma chiederemo proprio tramite la Guardia della Finanza e l'INPS di fare dei controlli accurati laddove ci sono delle percentuali esagerate rispetto alla media nazionale di persone a cui viene erogato questo tipo di pensione. Quindi sarà un'azione di indagine svolta proprio dalla Guardia di Finanza, assieme con ovviamente i dati che verranno fatti dall'INPS. Un'ultima cosa, se mi permettete, perché nella finanziaria è stato approvato anche un emendamento molto importante che riguarda le detrazioni fiscali per quanto riguarda il mantenimento dei cani guida per ciechi. Penso che sia una cosa piccola ma comunque molto importante, verranno portati a 1.000 euro, e penso che sia un'azione, un modo di far vedere come sta lavorando questo governo e anche questa maggioranza all'interno dell'istituzione. Grazie. Allora, sottosegretario. Non so se accende. Ok.
Allora, un cordiale saluto a tutti i presenti. Anch'io saluto e ringrazio il Presidente Conte, il Ministro Fontana, con cui evidentemente il lavoro di ogni giorno ci vede impegnati per dare risposte concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ma sottolineo anche alla crescita del Paese. Perché dico alla crescita del Paese? Perché credo che il cambio di paradigma verso le persone con disabilità debba passare proprio da una politica di protezione, che pure è stata importante. Dobbiamo passare a una politica di promozione delle persone con disabilità. E il faro che qual è? Il faro essenziale che ci guida e ci ha guidati, ha guidato l'intuizione del Presidente Conte quest'estate nel proporre il codice unico, è proprio la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Perché se qualcuno mi dice che non è ancora applicata, è vero, non si è ancora riusciti ad applicare in Italia, e noi inizieremo ad applicarla proprio puntualmente, cercando di novellare laddove serve, di aggregare, di armonizzare tutta l'impianto normativo, legislativo che è stato scritto negli anni per le persone con disabilità, e lo faremo, come ha detto poc'anzi il Presidente Conte, proprio con un codice che ha un valore simbolico enorme e soprattutto renderà molto più fluida sia l'applicazione, evidentemente omogenea sul territorio nazionale, delle norme, renderà più fluida anche la, come dire, dal punto di vista degli enti locali, si sarà in grado di applicare meglio, di erogare servizi in maniera omogenea, e anche la magistratura potrà creare molto meno giurisprudenza, meno interpretazione, e quindi una certezza del diritto che forse sta attendendo da troppo tempo nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il nostro ministero servirà proprio ad armonizzare quindi queste politiche del governo, raccordando in linee di indirizzo, evidentemente secondo linee di indirizzo, di raccordo, di coordinamento rispetto agli altri ministeri, proprio le politiche per le persone con disabilità, che in passato sono state fatte per troppo tempo, a lungo tempo, a compartimenti stagni, organizzate a compartimenti stagni e a spot. Questo noi lo vogliamo evitare. Saluto i presidenti delle federazioni, saluto i presidenti delle principali e di molte associazioni nazionali presenti. Io vengo da quel mondo. Io vengo da quel mondo perché persona con disabilità, ma anche per il mio passato, perché insomma, avendo presieduto il FID, la Consulta Disabili in Friuli Venezia Giulia, come componente della direzione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e quindi venendo da quel mondo lo conosco molto bene, ma non vuole essere un atto autoreferenziale questo. Lo conosco molto bene significa che questo governo ha voluto in maniera particolare essere vicino e fare con le persone con disabilità, non solo per le persone con disabilità. Vedete come una piccola preposizione può cambiare l'intero senso di una frase, l'intera politica nazionale per le persone con disabilità. Ricordiamo sempre infatti che dove vive bene una persona con disabilità viviamo meglio tutti, non siamo più malati, siamo semplicemente persone in grado di essere cittadini fra i cittadini e volano economico per questo Paese. Grazie. Salve, Alberto Sofia del FattoQuotidiano.it. Volevo chiedere se il governo ha intenzione di rifinanziare anche i fondi per il dopo di noi, dato che nell'ultima manovra sono stati tagliati circa 10 milioni di euro e la legge di fatto è rimasta applicata soltanto in 4 regioni. E se sì, se è previsto qualcosa anche nella prossima manovra. Ministro, vuoi rispondere tu? Il tentativo è quello di rifinanziare il taglio che è stato fatto, anche perché riteniamo che sul dopo di noi ci sia molto lavoro da fare, probabilmente i fondi sono insufficienti anche se noi ripristiniamo il taglio. Devo dire che però abbiamo già fatto qualcosa di concreto, noi abbiamo aperto un tavolo con il collegio notarile
a cui aderiranno anche avvocati e magistrati, perché la questione del dopo di noi ovviamente ha delle caratteristiche che sono veramente molto particolari, perché soprattutto servono anche delle figure giuridiche che garantiscano proprio il passaggio nel momento in cui ovviamente i genitori o chi assiste questa determinata persona non ci dovesse più essere. Quindi da questo punto di vista l'impegno è massimo, stiamo ovviamente cercando di reperire le risorse, come sapete è la battaglia proprio di questi giorni. E, detto questo, comunque ci stiamo attivando anche concretamente proprio con questo tavolo per fare in modo, poi ovviamente anche assieme alle associazioni, di vedere qual è il sistema migliore per dare un'attuazione legislativa che sia adatta a questo tipo di legge, a questo tipo di fondi, per fare in modo appunto che vengano poi concretizzate con delle leggi che siano appunto effettive. Al Presidente Conte sul tema della manovra, so che anche sul tema della disabilità ci sono più soldi in arrivo, ad esempio per gli aiuti agli alunni disabili, più in generale diciamo stiamo tutti aspettando la definizione di questa legge di bilancio, volevo chiederle che tempi prevede perché si definiscano, come dire, anche le grandi misure come il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, e quindi anche diciamo il famoso famigerato ormai numerino del deficit, su cui insomma molto si scrive e si dice, però insomma si aspetta ancora una parola chiara. Stiamo, come sapete, siamo anche in pieno periodo di approvazione del disegno di legge sul bilancio, e quindi stiamo valutando tutti gli emendamenti e ovviamente sto lavorando a tempo pieno per quanto riguarda l'interlocuzione con le istituzioni europee. Mi concedo delle pause ben giustificate come questa, ma ormai ci stiamo lavorando a tempo pieno, ci ho lavorato tutto da questa mattina, ci continuo a lavorare questa sera, domani. Io credo che nel volgere di qualche giorno avremo un ulteriore passaggio con le istituzioni europee e quindi confido di poter pervenire a quello che è il mio massimo auspicio e il mio grande obiettivo, cioè di pervenire a una soluzione condivisa che possa evitare, ecco lo preciso, che possa evitare le infrazioni ovviamente. Buonasera, Antonella Palmieri di Agorà. C'è la possibilità che il deficit possa scendere al di sotto del 2%? Non sto lavorando a questo obiettivo, le rispondo in questi termini. Visto che non ci sono altre domande, mi pare di capire, questa è la giornata invece delle persone con disabilità e delle persone, abbiamo detto, che le affiancano quotidianamente, mi concedo allora uno scarto, una deviazione rispetto a quello che è il normale e fisiologico svolgimento di una conferenza stampa, e vi leggo così una poesia in tema. Non vi dico l'autore, vi lascio poi cercare chi è l'autore. Si intitola Sedia a ruote. Sono immobile eppure mi muovo, corro, volo, salto, mi innalzo con la mia fantasia e raggiungo vette altissime. Da lì vedo la mia voglia di rivincite, l'autenticità di essere me stesso, lontano da quel che sono, ma vicino alla mia pura sensibilità. A volte vedo gli altri correre da fermi con i pensieri inariditi, che fingono di capirmi, con il loro falso compianto di chi non vola più, o peggio, non ha mai volato. Dalla mia sedia a ruote spuntano ali, faccio capriole nella mente, mi piaccio e capisco che è meglio avere un corpo senza corpo che una testa senza testa. Buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti. Bravo Presidente. Dove l'hai tirata fuori? L'ho trovata su internet.